E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in questa nuova recensione, sigla! Oh, ed eccoci qui con un'altra action figure per la linea Gundam Universe. Abbiamo tra noi il Gundam Deathsight. Questa figura, ragazzi, ha la particolarità di essere stata aperta in live su Twitch in diretta. Il canale Twitch lo trovate qui sotto nella descrizione del video se volete seguirmi anche lì. E poi mi sono completamente dimenticato di non averla recensita perché mi ricordavo di averla, diciamo, maneggiata, però era su Twitch e non sul canale YouTube. Quindi adesso recuperiamo questa recensione. Allora, ragazzi, se foste interessati comunque all'acquisto di questa figura, se quello che vedete in questo video dovesse interessarvi particolarmente, potete trovarla nel mio sito Aras News Shop nella scheda in alto oppure qui sotto nella descrizione del video. Ovviamente acquistando da me mi aiutereste veramente veramente moltissimo. Comunque la confezione, parte frontale l'abbiamo già vista a sufficienza, questa è la parte laterale, questa invece è la parte posteriore, mica male questa immagine del nostro Gundam. Qui abbiamo, vedete, l'altro lato, questa qui è la parte superiore, questa è la parte inferiore, ma direi di non perde altro tempo sulla confezione, andiamo subito a vedere la nostra figure fuori da essa. Ed eccolo qui il nostro Gundam Deathsight e tutti i suoi... Porca troia, è caduta la falce. Ed eccolo qui il Gundam Deathsight e tutti i suoi accessori, andiamo subito a vederli senza perdere altro tempo. Allora, abbiamo le due mani intercambiabili, eccole qui, con la presa per impugnare naturalmente la falce, molto semplici. Poi abbiamo questo pezzettino qui che serve ad essere incastrato sotto il Gundam e poi ad essere, vedete, incastrato su una basetta eventualmente, che purtroppo non è presente. Poi abbiamo questa specie di scudo, che più che altro non è uno scudo ma è un'arma sparabile del nostro Gundam, che ha queste parti mobili. Questa parte finale, vedete, si toglie, si può chiudere in questo modo, poi si inserisce sul braccio tramite questo peg. Allora, la cosa che mi fa storcere un po' il naso di questo Gundam è come hanno realizzato, vedete, gli effetti energetici. Sono di verde però perlato, non è il solito verde trasparente a cui ci siamo abituati. Questa è una cosa un po' strana, devo dire la verità. Comunque, figo il fatto che si possa comunque rimuovere questo pezzo. E poi, ovviamente, abbiamo l'immancabile falce. Eccola qui, fatta con questo painting argentato, ragazzi, molto molto ben realizzata. Anche qui, ragazzi, la lama è fatta in questo verde perlato, che in realtà non è neanche male. Forse che siamo comunque sempre stati abituati ad avere queste parti in plastica trasparente, però devo dire che questo effetto perlato non è malissimo, devo dire. Forse bisogna farci un po' l'abitudine. Comunque, abbiamo questa parte della falce, vedete qui, che si può muovere in questo modo qui, e questa è veramente una figata. E ovviamente la lama laser si può rimuovere in questo modo. E ora possiamo andare a vedere il nostro Gundam Deathsight più nel dettaglio. Eccolo qui, molto ben realizzato, devo dire. Comunque il painting su queste figure di Bandai, nonostante costino comunque poco, è molto molto pulito, come potete vedere dai dettagli, ragazzi. Questo Gundam in particolare è caratterizzato da questo giallo un po' più scuro del solito, si avvicina molto a quello che uso per i colori del simbolo del mio canale, mi piace un sacco anche per questo, devo dire. Questa è la parte posteriore con questo propulsore, vedete, non è mobile, queste parti neanche sono mobili. Comunque devo dire che è molto fedele a quello che si vede nell'anime. Qui vedete c'è del painting nero all'interno di questi reattori, di questi propulsori. Qui abbiamo gli altri propulsori anche sotto la spalla, questo è un bel dettaglio, devo dire. Poi vediamo il resto dei dettagli con questo gonnellino, questa parte dipinta di rosso, anche questa molto molto bene, devo dire. E poi abbiamo la parte posteriore, qui abbiamo, vedete, questa parte per poter inserire la falce, perché la falce si può, vedete, dividere in questo modo qui, appunto, in questo modo va inserita qua all'interno, ecco qua, e quindi si può riporre, diciamo, sulla schiena del nostro Gundam. Il problema è che, da quello che mi ricordo io nell'anime, la falce avrebbe dovuto accorciarsi, quindi ci voleva un pezzo aggiuntivo. Però anche il fatto che abbia questa feature non è affatto male. Ora ritogliamo la falce da qui dentro. Ecco qua, e andiamo a vedere le articolazioni del nostro Gundam, che sono veramente messe bene. Abbiamo la testa che può muoversi in alto e in basso fino qui tramite sfera, può muoversi lateralmente, può ruotare lateralmente in questo modo qui. Le spalline, vedete, sono articolate in questo modo su cerniera. Ovviamente il braccio è articolato in su, vedete, può aprirsi praticamente a 90 gradi, molto bene. Può andare anche in avanti e indietro in questo modo qui. C'è rotazione al bicipite, articolazione qui doppia al gomito.
gomito e il polso alla rotazione, un minimo di piegamento dato dalla sfera. Per quanto riguarda il busto, abbiamo questa articolazione in avanti e indietro, che non è niente male, devo dire. C'è anche rotazione, vedete, in questo modo qui. La gonna, il gonnellino, diciamo, si può aprire in questo modo, si può, vedete, anche articolare questa parte davanti, e quindi le gambe possono andare in avanti in questo modo qui. Qui c'è un po' di limitazione data appunto da queste parti che non si muovono tantissimo in avanti, c'è anche il movimento all'indietro. Poi abbiamo l'apertura laterale praticamente massima, rotazione alla parte superiore, il piegamento doppio al ginocchio. Qui peccato che questo pezzo non vada a coprire il ginocchio. Poi abbiamo, vedete, questo è un pezzo che è mobile tramite la sfera, il piede può andare in su, può andare in giù, e c'è anche, vedete, la rotazione laterale della caviglia in questo modo, nonché rotazione anche del piede in questo modo. Comunque ha delle ottime articolazioni tutto sommato. E ora, ragazzi, andiamo a misurare l'altezza di questa figure. Siamo praticamente sui 16 cm se contiamo le spalline, che sono più alte della testa, quindi 6,5 pollici. Ed eccola qui, a confronto con il Monnezza Spider-Man 7 pollici Marvel Select e il Goku Super Saiyan Blue 6 pollici SH Figures. E allora, ragazzi, è il momento di dare i voti al nostro Gundam Death Sight per la linea Gundam Universe, cominciando dal reparto accessori. Comunque sono più che sufficienti alle sue due armi caratteristiche, poi le mani intercambiabili, qui secondo me un 7 se lo merita. Per quanto riguarda le articolazioni, ragazzi, sono ottime, come avete visto può fare molti molti movimenti, davvero ben realizzate. Comunque qui devo dare un 8 pieno. E per quanto riguarda l'estetica, ragazzi, comunque il Gundam se la cava bene. Come avete visto, il painting è molto pulito e comunque rispetta l'immagine del Gundam che si è visto nell'anime. Qui devo dare un 7,5. Il voto finale, ragazzi, sommando anche il bonus qualità-prezzo, perché questa è una figura che costa veramente, veramente poco, nonostante una qualità non male, il voto finale, come dicevo, secondo me è un 8 pieno per questo Gundam, e secondo me se lo merita tutto. Questi Gundam Universe, ragazzi, sono consigliati per chi magari non ama montare i Gunpla, però vuole comunque una copia del suo Gundam preferito, vuole collezionare vari Gundam già montati, comunque di una qualità sufficiente e anche una dimensione abbastanza considerevole. Quindi tenete d'occhio questa collezione se quello che ho detto, diciamo, fa al caso vostro. Ora, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo Gundam Death Sight con un commento qui sotto. Sono veramente curioso di sapere la vostra opinione anche riguardo tutta questa linea Gundam Universe. Il like al video è sempre graditissimo, così come anche la condivisione. E vi ricordo che ho aperto il canale Twitch, l'ho già detto all'inizio, se volete è qui sotto nella descrizione del video. Facciamo tante cose divertenti in live, tra cui anche aprire figure per la prima volta. Se voleste acquistare questa action figure, la trovate ovviamente nel mio sito Aras Figure Shop, nella scheda in alto, oppure qui sotto nella descrizione del video. Detto questo, grazie a tutti per la visione, noi ci vediamo alla prossima. Ciao da Ara, da Death Sight, e collezionate sempre. La 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 la